Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft Mod. Oggi parleremo di una mod aggiornata 1.8.6 ragazzi, 1.8.6 e già potete capire bene che cosa è. Allora ragazzi, le mod 1.8.6 vi ricordo sempre che sono vanilla mod, quelle mod create con i command block dalla 1.8 in su, in questo caso 1.8.6. Allora ragazzi, la mod di oggi cosa va a portare con questi comandi? Il comando è qui all'interno, lo troverete già immediatamente in descrizione con il sito del creatore della mod, quindi del command block. E praticamente andiamo a vedere cosa ci dà. Bam, accendiamo il macchinario. Come al solito si genera la nostra bellissima colonna enorme che diventerà la nostra struttura per i comandi. Vediamo un po'. Bam, eccola qui. Qui già possiamo leggere Green Lantern by ZK, no, by It's Zender. Destroy the machine, va bene. In basso a sinistra nella chat ci dice Green Lantern 27.972 caratteri in morte, over 10 ore of work, oltre 10 ore di lavoro, basato su appunto un personaggio della DC Comics. E qui ci siamo perché Green Lantern è la lanterna verde. Ok ragazzi, andiamo a vedere come funziona. Allora, ci serviranno dei materiali per praticamente ricevere i nostri componenti per diventare lanterna verde. Ci servirà un bellissimo emerald block ragazzi, ok, andiamolo a recuperare. Poi ci servirà un iron ingot. Eccolo qui, ce l'abbiamo. E poi una bellissima nether star. Eccoli qua. Saranno da droppare per terra. 1, 2 e 3. E ci daranno la lanterna e il nostro anello Green Lantern Ring. Ok, se io adesso faccio Q, la nostra lanterna si piazzerà a terra, guardate. Ci saranno esperienza. Per quale motivo? Perché l'energia di lanterna verde è l'esperienza in questo caso. Quindi io posso fare un bel game mode. Game mode 1, anzi 0 perché in 1 già ci sto. Ok, vedete che l'esperienza sta salendo. Per quale motivo? Se io adesso metto l'anello di Green Lantern nella prima posizione e clicco con il destro, guardate un po'. Ta-dan, ta-dan, mi sono trasformato in Green Lantern. Mi si è creata tutta l'armatura addosso di Green Lantern, ragazzi. Basterà levare questo smeraldo dalla prima posizione e perdiamo la trasformazione. Oppure cliccare con il destro se non erro. Allora, le varie abilità possiamo vederle immediatamente. Piano piano l'esperienza ci si abbassa ragazzi, perché è l'energia appunto di Green Lantern. Per recuperarla basta avvicinarsi alla lanterna. Oh oh oh. Allora, ho fatto vedere un'abilità che non dovevo farvi vedere ragazzi, mi sa. Ok. Allora, ha diverse abilità. La prima, se io salto e vado in volo, ogni salto che faccio, guardate, sto volando, è come se mi si creasse una piattaforma sotto i piedi. Vedete? Quindi non è proprio un volare, è un creare piattaforma per salire. L'unico modo per scendere è basta cambiare la posizione del nostro e si leva la nostra maschera, vedete? Basta il cambio con la rotella la nostra posizione, perfetto. Poi, seconda abilità, lo scudo, shift, ci si crea uno scudo energetico verde, guardate che figata. Quindi saremo protetti da tutti i colpi nel periodo che stiamo shiftati, guardate. Sbam, protezione, che figata, cioè stupefacente. Ok, fammi uscire. Poi abbiamo l'abilità di lanterna verde, quella proprio più potente, che è con Q si droppa, boom, e tiriamo delle sfere verdi, che per dire sì, sfere, quadrati verdi che fanno danno, guardate. GG, siamo per finire l'energia ragazzi, quindi probabilmente adesso dopo questo 1 non avremo più il potere di Green Lantern, vedete? Quindi dovremo ogni volta avere la nostra bellissima lanternina per ricaricarci d'energia, per diventare il grande Green Lantern, lanterna verde ragazzi. Sbam, trasformazione. Fantastica, fantastica, una mod veramente fantastica ragazzi, simpaticissima. Per recuperare la lanterna basta fare col destro in questo caso, tac, e ce la portiamo a spasso. Fantastico, fantastico, veramente fatta bene ragazzi. Spero vi sia piaciuta, lasciate un bel hashtag utile o inutile, oppure hashtag mi piace, dipende come vi pare ragazzi. E niente ragazzi, questa era un'altra command block, troverete il comando in descrizione, il canale del creatore. E ci vediamo alla prossima puntata delle Vanilla Mod. Ciao ragazzi.